non è arrivato da solo in Italia, Lucas Paqueta. Il nuovo calciatore del Milan, infatti, si è portato con sé il fratello Mateus, di 2 anni più grande. Niente milanello per lui, il ragazzo oggi ha iniziato ad allenarsi a Monzello, dove sta sostenendo un periodo di prova con il Monza, il club di Serie C dell'ex proprietario rossonero Silvio Berlusconi che ha come avi Adriano Galliani. Il fratello del talento di Rio de Janeiro, per il quale il Milan ha investito 35 milioni di euro più bonus, è un attaccante classe 1995, che ha giocato nella Serie B brasiliana. Alla fine del periodo di prova il Monza deciderà se metterlo a disposizione dell'allenatore Christian Brocchi. Desktop minore di Spentlas uguale notification barra Spanigen Frenesia Blues e il Milan ora in ansia Gazzetta Cherry Slim. Copia embed copiati potrebbero interessare anche security warning. Please treat the URL above as you would your password and do not share it with anyone. See the Facebook Help Center for more information. Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione proprie di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità, contenuti e servizi più vicini ai tuoi gusti e interessi. Chiudendo questo messaggio, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie per le finalità indicate. Per negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie o anche solo per saperne di più fai clicca qui. Accetto Digao Bis, una storia che ricorda un po' quella di Digao, il fratello minore di Kakà, difensore arrivato al Milan nel 2007, a 4 anni di distanza dall'approdo in rossonero del numero 22. Non lasciò traccia. Così come Hugo Maradona, di 9 anni più piccolo rispetto a Diego, fu acquistato nel 1987 dal Napoli e subito girato in prestito all'Ascoli, dove in 13 partite non segnò nemmeno una rete. Sono forse i due casi più eclatanti di fratello al seguito nella storia recente del calcio italiano. Non mancano, però, esempi minori e passati sotto traccia. Come, recentemente, quello di Evans Condobia, acquistato dall'Inter insieme a Jeffrey e girato in prestito a Renato, in Lega Pro. Ha giocato anche nel Foligno e nel Seregno. O con Alberto Mauri, arrivato al Milan con il fratello minore Monse e prestato ad Akragas Paganese, prima di essere ceduto alla Lucchese, dove gioca ancora. Qualche anno prima dal Milan è passato anche Kedric Seedorf, cresciuto nei settori giovanili delle squadre in cui Clarence dava spettacolo Ajax, Real Madrid e Inter. Nel 2008 venne acquistato dai rossoneri, che lo cedettero in prestito a squadre minori francesi e olandesi. Finì la carriera al Monza.